Padre, del nostro dolce Gesù, dello Spirito Santo che abbiamo chiamato alla presenza della mamma così dolce, così tenera, così bella, e alla presenza della nostra piccola Teresina, e animati dalla tenerezza di tutti questi canti che abbiamo sentito, prima di ascoltare le testimonianze e di scrivere con fiducia quanto piaceva questa povera Teresina, prima di scrivere con fiducia la nostra letterina, vogliamo prenderci due o tre pensieri di Teresina che ci possono aiutare ad andare avanti nella vita. Ho bisogno di un Dio che, assunta la mia natura, si faccia mio fratello. Questo l'ha scritto lei, giovane. Non voglio un Dio lontano. Quante volte ha detto: non ditemi tutte quelle glorie che c'ha la mamma, in tal modo che io continuamente devo dire: ah, ah. Non ditemi quanto ha fatto nella vita ordinaria, perché io la voglio accanto a me. Non mi serve un Dio lontano. E per fortuna il nostro Dio ci è stato annunciato vicino, Emanuele, accanto a noi. In queste parole che abbiamo sentito, Gesù risponde non rispondendo, perché gli apostoli gli fanno una domanda che è comune tra di noi: chi sarà il primo? Chi comanderà? Chi avrà tutti gli altri su di lui? Chi disporrà? Gesù non ha detto: avete sbagliato la domanda, solo che ha detto: guardate, per me non c'è differenza né di classe, né di colore, né di titoli. Siete tutti figli miei, e se non diventate piccolini come bambini, non entrerete là dove vi aspetto. Tutti voi dovete essere come i bambini. E questo tutti è un aggettivo che corrisponde per natura solo a Dio. Noi anche usiamo questo aggettivo. Tutti noi, tutti qua, tutti là. Ma è sempre un aggettivo relativo, che non è mai tutto. Dio è tutto in tutti, perché è assoluto, perché è onnipotente. E lui vuole essere tutto anche nella mia, nella vostra vita. Ma attenti. Gesù non vuole sostituire niente in me, non è esclusivo, non mi impoverisce, mi arricchisce. Gesù mi lascia con i miei desideri, con i miei sogni, con i miei titoli, con le mie aspirazioni, con i miei programmi, solo che le vuole condividere con me. È quello che vuole Gesù. Fare della nostra, che la nostra vita sia un plurale. Ricordatevi questa parolina: non serve l'io, serve il noi. E chi è questo noi? Io più lui, più lei, più i suoi santi. Gesù non impoverisce, Gesù non vuole che io elimini tutto in me per metterlo solo lui. No, non è così. Gesù non è esclusivo, è inclusivo, ossia copre tutto. Non occupa posto nessuno, ma mi accompagna in tutto nella vita. E questo Teresina lo ha capito così bene. Teresina, quella parolina, se non vi fate piccoli come i bambini, ha trovato il segreto della sua santità. Bisogna diventare piccoli. Un giorno, perché lei era innamorata di questa parolina, un giorno fece l'immagine di un Gesù, il volto di Gesù, perché dipingeva delle segnate, e la collocò davanti della porta della cella di una sorella chiamata Cellina,
che poi era anche sua sorella di carne, con un bigliettino. Il bigliettino diceva: questo piccolo, questa piccola immagine di Gesù è stata dipinta dalla piccola Teresa, con il permesso della piccola madre, per la sua piccola sorella, per la sua piccola Celina. La parola piccola, ma aveva capito anche un verbo. Gesù dice: se non diventate, vuol dire che per essere piccoli come i bambini dobbiamo diventarlo. Vuol dire che non ce l'ho. Ma che cosa vuol dire? Devo recuperare nella vita quell'infanzia che avevo quando ero bambino e che era naturale. Come i bambini, dice il Papa Benedetto XVI, tutta la nostra sicurezza è in un tu che si chiama papà e mamma. Mi bastano loro quando sono piccolo e il mondo può crollare. Io c'ho loro, sono sicuro. La prima cosa che devo imparare nella vita è lasciare il mio io da parte, come dice il Papa Francesco. Imparate a decentrarvi. Il centro non è l'io, il centro è Gesù. Decentrati, dobbiamo vivere decentrati. Ma abbiamo bisogno, perché il problema è questo: non abbiamo la sicurezza di niente in noi stessi, assolutamente, sono illusioni. Io a me stesso non mi do nessuna sicurezza. Chi me la dà? Papà e mamma, quando ero piccolo. E quando ero grande? Gesù, per chi lo incontra. E chi lo incontra passa a godere di una pace così grande, diceva Giovanni XXIII, che nessuna tempesta può muovere, perché è irremovibile, perché Gesù è certezza. Diventare bambini, la prima cosa, ce lo fa capire lei, avere fiducia, fidarsi, attento. Posso anche fidarmi in qualche momento con un amico, ma sempre dietro ci deve stare Gesù, che è la mia sicurezza. Gesù e la mamma, e il loro mondo, che è il mio mondo di santi. La seconda cosa che Teresa ci insegna, in più di questa fiducia, di questo decentramento, è un'altra cosa che il bambino ha per natura: la curiosità. C'è un momento nella vita del bambino che si chiama il momento del perché. Fa domande di tutto, in ogni momento, e non aspetta nemmeno la risposta. Mentre la mamma o il papà cercano di rispondere, lui già fa un'altra domanda. Se avessimo quella curiosità tutta la vita, saremmo tutti sereni. Ma purtroppo la perdiamo. Ecco, Teresina, diventare piccoli e continuare a avere curiosità di Gesù. Diceva un poeta indiano: ogni tanto ho pensato che avevo esaurito Dio, poi capivo che appena avevo cominciato a conoscerlo. Io vi auguro che la curiosità di Teresina vi accompagni tutta la vita, così non conoscerete la vecchiaia, conoscerete la maturità dei sapienti. Solo questi due pensieri, con tutte le preghiere che abbiamo fatto, adesso voi vi concentrate, perché la vostra preghiera sia veramente un gesto di fiducia in lei, perché lei può, attraverso Gesù, perché è là. E vi voglio ricordare anche una cosa importante, e finisco. Il Papa Benedetto XVI, quando parla della preghiera di Gesù nel Getsemani, dice: Gesù ha chiesto al papà: liberami di questo calice. Non è che gli piaceva così tanto come uomo sapere quelle cose che avrebbe successo. Passa di me questo calice.
ma se non vuoi, questo noi dimentichiamo, noi diciamo aiutami Gesù, ma dobbiamo aggiungere anche l'altro, ma se non vuoi che io possa vivere quello che mi tocca vivere come te, voi, quello è fare la volontà di Dio. Per quello che il Papa, grazie mio, dice, e fu accolto. Come fu accolto se lo ammazzarono? Fu accolta la sua domanda, perché il Padre gli ha dato la forza, non gli ha tolto il calice, ma gli ha dato la forza per vivere quel calice. Questo lo dobbiamo ricordare. Non c'è preghiera che non ottenga la sua finalità. La preghiera oltrepassa le nuvole, dice la scrittura. Teresita, scusate per il spagnolo, Teresina conoscerà tutte le cose che gli chiediamo e risponderà a tutto, ma lasciamola rispondere al suo modo e nel suo tempo. Avete un po' di pazienza. Allora, davanti a Teresina, questa dolce mamma, tenendo nell'orecchio queste bellissime melodie del rinnovamento che abbiamo sentito, scrivete queste lettere con curiosità e con totale fiducia. C'è un grande intellettuale italiano che non crede in niente, così dice, ma che ha detto una cosa molto vera. Tutti i credenti cristiani hanno qualcosa di bambino, esattamente. Tutti vogliamo essere piccoli come i bambini, con la fiducia totale in Gesù e la mamma, che ci permettono di affrontare qualunque cosa sempre con serenità. E vi auguro allora una letterina che soddisfi i vostri desideri. Per quello ho detto a qualche signora che stava scrivendo, scriva, ma non chiuda la lettera, perché gli può essere che a un ultimo momento Teresina o la mamma o Gesù gli suggerisce un'altra domanda. Allora adesso, nella pace e nella serenità, scrivete questa letterina con clima di familiarità, quel clima che lei ha vissuto nella sua casa, un papà, una mamma e 5 sorelle con lei, e che poi questo clima l'ha vissuto anche con Gesù. Ricordatevi che sempre diceva, io non lo sveglio come lo hanno svegliato gli apostoli e che si sono spaventati della tempesta, io lo lascio riposare come lui, lo disturbano tanto, io sono il suo padre, quando vuole gioca con me, quando non vuole mi lascia nell'angolino. Questa è la piccolezza sapiente. Vi auguro una lettera che veramente vi dia pace. Abbiamo ascoltato la parola, diventate piccoli come bambini. Diventare piccoli come bambini. E Giorgio ci ha spezzato, ci ha fatto capire che cosa significa essere piccoli. Abbandonarsi totalmente con fiducia nelle braccia di Dio. Sapere che Lui è un Padre buono che ci ama. E allora, per rafforzare la nostra fede, dicevo prima, che adesso invito chi l'anno scorso ha ricevuto delle grazie di venire qua vicino a me e testimoniare l'amore di Dio. Quindi vi prego di farlo senza tanto tempo, perché sennò i tempi brutti. Sono emozionatissima. Praticamente io fino a 3 anni fa non conoscevo neanche la storia di Santa Teresa, il cuore che va a mille. Però 3 anni fa una mia cugina mi chiese di andare a messa con lei a Padre Minozzi in occasione della festa di Santa Teresa. Dopo la Santa Messa in chiesa distribuirono delle lettere da scrivere, come stasera, con una richiesta da fare alla Santa. Io, molto incredula, ho scritto il mio grande desiderio e ho consegnato la lettera, come anche quest'anno. Nel giro di un anno ho iniziato a vedere dei cambiamenti positivi della persona per la quale avevo chiesto la grazia. L'anno scorso non ho avuto il coraggio di testimoniare.
però trovo che sia giusto farlo anche per dare speranza a chi stasera come me scrive questa lettera e per ringraziare questa santa che per l'intercessione di Dio mi ha fatto la grazia. Sono ovviamente indimidita come tutti gli altri, però appena ho letto la lettera quando è tornata subito mi è andata all'occhio una frase che avevo scritto e ho sentito dentro di me devi dare la testimonianza. Quando venivo qui a messa stasera e anche prima ho detto facciamo così, andiamo in un'altra occasione, però sentivo che era sbagliato andarmene via senza darla e allora ho detto Signore, visto che ho questa mia timidezza, ho detto fa così, se tu vuoi mi porti là, infatti neanche me ne sono accorta, mi trovavo già qui. Allora, io è il secondo anno che scrivo a Santa Teresina, tra l'altro porto anche il nome Maria Teresa, da Teresa della Nonna proprio. E il primo anno mi sembrava di non aver avuto delle grazie, però ci fu una testimonianza importante che mi fece capire che invece certe cose si smuovono, ma non arrivano immediatamente. Quindi ho notato che in effetti si erano smosse delle situazioni, quindi le grazie le avevo comunque ricevute sotto un'altra forma, cioè nel senso che iniziavano a muoversi delle cose forse radicate in maniera profonda e anche difficile. Però ci sono delle grazie che proprio ho ottenuto in maniera chiara. Da quando avevo 6 anni ho sempre studiato con molta passione per diventare un avvocato. Sono diventato un avvocato con tanti sacrifici di mia madre e di mio padre, tanto che mia madre andò a fare le pulizie per farmi studiare. Venivo da una famiglia umile, i miei nonni contadini, mio padre operaio, e sono riuscita ad arrivare a questo traguardo. Però quando ho iniziato a fare l'avvocato sento subito l'esigenza di mettermi da sola per imparare e non essere condizionata dagli altri, perché volevo essere un avvocato cristiano. Però l'incontro con Gesù è stato talmente profondo che mi rendevo conto che questa professione era incompatibile per la mia vocazione cristiana e quindi questa cosa mi faceva molto soffrire, perché ero diventata anche mediatrice nel frattempo, iniziavo a prendere le pratiche del comune e sono andate bene, iniziavo ad avere più clienti, quindi proprio in un momento di crescita invece sentivo che il Signore mi chiedeva di sacrificare questo vitello grasso che mi ero conquistata con tanti sacrifici anche dei miei genitori. Allora ero molto turbata, erano 4 anni che io pregavo per questa cosa, volevo uscire da questo turbamento profondo perché non ero sereno con me stessa, perché vedevo che le leggi non erano coerenti con le leggi di Dio e quindi prendendo l'Eucaristia tutti i giorni non potevo fare per esempio un pignoramento o togliere dei bambini e poi andare a prendere l'Eucaristia e sentire le leggi di Gesù che erano totalmente diverse. Allora ho scritto nella lettera a Santa Teresina che mi liberasse da questo turbamento, quindi io ho chiuso l'attività profondamente coerente con questa scelta cristiana proprio per amore del Signore. Non è facile, perché ho pianto quando io ho detto a mio marito che dovevo farlo e anche dirlo ai miei genitori non è stato facile. Quindi quando ho letto la lettera ho scritto toglimi dai guai per questo lavoro, perché me lo sento difficile, non capivo se era veramente la volontà di Dio. Ho capito che invece quella liberazione era importante perché voglio aiutare il prossimo come loro, nella piccolezza, nella semplicità, in maniera differente, nell'umiltà, la vera cristiana. E poi oggi ho riletto la lettera e ho visto altre cose, per esempio grazie diverse, come dicevamo. Per esempio ho pregato per qualcuno, mi aveva detto scrivi nella tua lettera anche questa intercessione, quindi ho avuto anche delle intercessioni per altri. Per esempio avevamo pregato per una persona che non stava bene e questa persona è vero che è morta, però è morta nella grazia, nella pace, con i sacramenti, quindi abbiamo visto che c'era stata comunque questa guarigione spirituale che era più importante. E infine poi anche per liberarvi e dare spazio agli altri, stasera ho letto forse la cosa più bella che mi ha fatto concedere lei con la sua intercessione. Io volevo intensamente continuare il mio rapporto d'amore con Gesù e che questo rapporto crescesse, e mi vergogno di non averlo notato subito, perché io amo tantissimo Gesù e proprio in questi giorni sto chiedendo a Lui proprio che il mio amore per Lui cresca ogni giorno di più, goccia a goccia, perché è la vera perla preziosa della mia vita. Quindi ringrazio. Io l'anno scorso ero qua e sentendo proprio una testimonianza di un fratello di Vito e abbiamo capito che mio marito doveva fare degli esami specifici perché non stava bene,
E quindi chiedo a tutti di testimoniare, perché la testimonianza sblocca e si dà lode al Signore. Per intercessione di Santa Teresina, mio marito, abbiamo preso in tempo una malattia e adesso sta quasi guarendo, e io rendo grazie al Signore per intercessione di Santa Teresina e tante altre grazie. Grazie a te. Buonasera, io sono Rosa. L'anno scorso ero qui a ringraziare il Signore perché avevamo ricevuto la risposta da Santa Teresina e quindi la guarigione di un mio fratello. Invece quest'anno sono qui a testimoniare l'amore di Dio, quando può essere grande nelle prove e come anche nei dolori più forti il Signore unisce le famiglie. Noi quest'anno abbiamo subito due lutti molto importanti, però prima che succedesse tutto questo, il Signore ha unito prima attraverso mio figlio e poi tutta la mia famiglia, quindi mio marito e anche l'altro figlio, in chiesa, dove una comunità del rinnovamento ci ha accolti e ci ha sostenuti. Perché noi non sapevamo quello che ci doveva succedere. Quest'anno la lettera non mi è arrivata, forse perché le rose le abbiamo sparse noi con le nostre lacrime. Io volevo ringraziare il Signore perché, nonostante tutto il dolore forte, è stato un dolore forte ma dolce, perché c'era la sua presenza, c'è la sua presenza e ha rafforzato in qualche modo la mia visione della vita. E cosa dire? Dico a tutti: abbiate fede, perché Dio è forte anche nelle prove più dure. Allora, io mi chiamo Lucia ed è da un po' di anni che partecipo. Questa giornata per me diviene una delle più belle della mia vita. Da quando mi alzo la mattina mi sento proprio felice, cioè entusiasta. E in questi anni, man mano che conoscevo Santa Teresina, è diventata per me una sorella maggiore. Cioè, mi sento sempre protetta ogni momento, magari sia di gioia ma anche di sconforto che ho. Che guardo l'icona, cioè, mi sembra che stia lì a consolarmi e a proteggermi, quindi è diventata una presenza importantissima nella mia vita. E volevo testimoniare due grazie che ho ricevuto. L'anno scorso mi sentivo come, avevo passato un anno come se l'entusiasmo e la gioia che avevo di vivere si era smorzata. Sì, facevo tutte le cose ma non riuscivo a sentire più quell'energia. E quindi ho chiesto a Santa Teresina di occuparsi del mio cuore, della mia anima, perché non capivo che succedeva. E quando quest'anno mi è arrivata la lettera, ho visto come man mano gli ho acquistato la curiosità e la gioia di fare ogni cosa, come si è presa cura di me. E quindi ringrazio di cuore Santa Teresina che ha intercesso presso il Signore. E poi avevo scritto anche di un'altra persona che non riusciva ad affrontare un esame di Stato, era 6 anni, che era come bloccato, come se la sua mente si fosse bloccata, e quest'anno l'ha superato, quindi è entrato in un albo e si è anche in qualche modo ho visto la potenza di Dio, perché aveva scritto questa lettera titubante, invece ha visto come si è preso cura di lui. Quindi sia lode al Signore e grazie a Santa Teresina. Alleluia, alleluia, alleluia. Io sono Maria e devo essere sincera, questa sera sono stata molto combattuta, non volevo proprio venire stasera, perché sono rimasta, quando ho ricevuto la lettera ho visto che non ero riuscita ad ottenere quanto avevo chiesto e sta cosa mi ha fatto male. Però stasera io ho capito anche prima che i tempi del Signore non sono i nostri. Devo avere più fede, devo pregare e chissà che il prossimo anno non possa dare testimonianza di aver ricevuto quello che ho chiesto. Alleluia, sono Angela e Emiliana. Volevo
testimoniare, allora, un anno fa mio marito ha perso il lavoro, più di un anno fa, e l'anno scorso ero qui a pregare, insomma, a intercedere, e lui non l'ha trovato, però l'ho trovato io. Ma vabbè. No, volevo dire che dopo che ho fatto la novena, veramente Dio è intervenuto nella nostra vita. Non è un lavoro fisso, stabile, progetti, ma la cosa meravigliosa è che finisco da una parte e inizio dall'altra. E avevo dei debiti un anno fa, oggi li ho tolti e ho un conto corrente in attivo. Nulla di che, 1.000 euro, però rispetto, sono tantissimi per noi. Volevo testimoniare veramente che Dio interviene quando si prega con fiducia. E io dico sempre che Santa Teresina è la santa che non conosce mezze misure, o sì o no, non è una santa che forse sì, boh, chi lo sa, o è dentro e fuori. E quindi non scoraggiarci nelle difficoltà anche quando tutto sembra difficile, perché lo so, ci sono tante situazioni, malattie, però anche per un padre o una mamma perdere un lavoro con dei bimbi piccoli è insomma una grande sofferenza. Allora veramente io ringrazio Dio perché ha compiuto meraviglie. Ero combattuta, se vi dire o no, però nel mio cuore ho sentito che lo devo fare. Prima voglio dire grazie a Gesù per tutte le meraviglie che ha fatto per me. Io sono uscita fuori da un gangro maligno, però non è per questo che sono qua. È la prima volta che vengo, però l'anno scorso un'amica mi ha invitata a mandare una lettera qua a Santa Teresina. Allora io ho fatto una richiesta di mamma. Ho chiesto a Santa Teresina che avrebbe dato la gioia a mia figlia di avere un bimbo, perché erano 7 anni che erano sposati. Ma l'ho scritta così, me ne ero dimenticata di questa lettera. Ad agosto mi è arrivata la lettera. Io ero a Gallipoli, viene mia figlia e mi dice: mamma, è arrivata questa lettera per te. Vado a leggere e vedo che mi era ritornata indietro. La cosa che stavo riflettendo adesso, vado o non vado, ho detto vado, perché la mia nipotina è nata pochi giorni prima che arrivasse la lettera. Ad agosto è nata mia nipote, ad agosto è arrivata la lettera. Allora ho detto: come faccio a non ringraziarla? E ero titubante, però non me la sentiva di andarmene senza dirgli grazie. Grazie per questa piccola che è arrivata a casa mia. E grazie a Santa Teresina. Alleluia. Adesso è arrivato il momento di scrivere la lettera. Prima di agitarci, vi dico una cosa. Chi non ha il foglio, chi non ha la busta, non si è portato tutto questo, alzi la mano per cortesia. Filippo, guarda. Tenete la mano alzata, come se la scriveste a voi, cioè l'indirizzo vostro, non a Santa Teresa di Gesù Bambino, no. Bingo pallino, via, come vi chiamate, ve la scrivete a voi, perché noi l'anno prossimo la rispediamo. Voi, se scrivete cose non chiare, la lettera non vi arriverà. Per quanto riguarda il francobollo, se qualcuno già ha portato la busta e non ci ha messo il francobollo, quando venite a portare la lettera nei cestini, se potete mettere l'equivalente in moneta nei cestini, in quei cestini là. La lettera, non mettete i soldini nelle lettere, perché noi non abbiamo le lettere, i soldi per i francobolli nelle ceste insieme con la busta. Chiaro? Chiaro? Non abbiamo che cosa c'è scritto nella lettera, dovete chiuderle.
Ok, chiaro questo? Che cosa scrivere sulla busta? Perché mi diceva Giorgio oggi che diverse lettere da Policoro sono tornate indietro perché non era giusta la dicitura sulla busta. Sulla busta, come ha detto Soranna, dovete mettere il vostro recapito, nome, cognome, via, codice di avviamento postale e l'uomo con la provincia. È chiaro? Sulla busta non dovete mettere nient'altro. Vi ricordo che l'indirizzo si scrive guardando la busta in basso a destra. Per i francobolli spero che sia chiaro quello che ha detto Soranna Maria. Mettete i soldi nel cesto, non all'interno della busta. Quando venite qui la busta deve essere sigillata. È chiaro? I soldi li mettete nella cesta. Cosa è aumentata la tariffa, 95. Ah, mi dicono che il francobollo costa 95 centesimi, quindi mettete almeno un euro per il costo del francobollo, va bene? Alla cortesia, perché in effetti noi della comunità viviamo con le offerte, ecco, cioè se volete aiutarci, poi all'uscita, quando uscirete, ci saremo qualcuno di noi a fare una raccolta, quindi chi vuole può aiutarci per fare queste missioni, in effetti, ecco, in modo per sostenerci. Nella lettera scriveteci tutto quello che volete, quello che pensate che è impossibile a livello umano, ma diceva la parola stasera, nulla è impossibile a Dio. E noi su questa parola dobbiamo fare la leva. Nulla è impossibile a Dio. Quindi adesso con musica e canto animeremo. Vi chiedo di pregare, di non parlare tra di voi. Se avete finito di scrivere la lettera, pregate per i fratelli che stanno scrivendo la lettera. Pregate perché il Signore possa aprire la loro mente, il loro cuore. E con calma, senza correre, senza correre. Allora possiamo iniziare. Dopo che avete scritto la lettera, non scappate via, perché poi vi sarà data la preghiera che dobbiamo fare per un mese. Quindi non andate via. La serata non finisce col consegnare la lettera. Ok? Dai fulmini del cielo e nel tuo sacro cuore, Gesù, io mi nascondo, non temo perché sei la sola mia virtù. Cuando
microfono. In pace e verità. In pace e verità. Quando la tempesta arriverà, volerò più in alto insieme a te. Nelle avversità sarà. Aspirare a possedere la pienezza dell'amore. Divino. Niente potrebbe spaventarlo, né
Farlo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose sapienti e intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Dio, Padre nostro, noi sappiamo che tu accogli presso di te coloro che in questo mondo ti servono come figli fedeli. Perciò noi invochiamo Santa Teresa, invocato il suo regno, la sua fiducia incondizionata e il suo abbandono di bambino le facevano sperare che tu avessi fatto la sua volontà in cielo, poiché era l'aveva fatto la tua sulla terra. Io ti supplico di esaudire la preghiera che ti rivolgo con fiducia confidando nella sua intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, desidero usare la tua gloria, noi la preghiamo, Dio mi rimetto a te e ti supplico di esaudire la preghiera che ti rivolgo in sottomissione e amore, confidando nella sua intercessione. Questa sera diciamo soltanto un'Ave Maria, poi da domani sera saranno 10. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. Dolce Spirito Consolatore, tu sei il Signore che dona la vita. Con il Padre e il Figlio, tu ricevi la stessa adorazione e la stessa gloria. Tu sei la sorgente dell'amore. Grazie a te che sei stato conformato alle ispirazioni divine, alle quali si sposta con totale docilità e diventa santa. Ora che lei trascorre la sua eternità a intercedere per noi, noi la preghiamo. Io ti chiedo per la tua intercessione di ispirare i miei desideri e di insegnarmi a pregare nella sala superiore del mio cuore, dove tu abiti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Teresa di Gesù Bambino e del Corpo Santo, patrona delle missioni insieme a Santa Francesco Saverio e dottore della Chiesa, considera la fiducia che ho in te, accogli i miei desideri e presenta la Santissima Trinità, intercedi per me presso la Santa Vergine Maria, che venne con la madre la sua vita libera nell'ora della gloria, ma assolta in particolare coloro che sono in dolore e che soffrono tutti me. Unisci a tutti coloro che ti pregano come nel tuo bene. Insegnami la pazienza, la perseveranza, il coraggio e a offrire la mia sofferenza. Mediante le grazie che desidero, se sai la volontà della Santissima Trinità, ottienimi di essere confidato nella preghiera quotidiana e di essere arrivato al momento della morte, in modo di passare da questo mondo all'infinita pace del Padre e di conoscere la gioia dei figli di Dio per l'eternità. Amen. Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, prega per noi. Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, prega per noi. Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, prega per noi. Per come ci accogliete, grazie per quello che siete per noi.
facciamo il cambio a quelli altri. Ah, Filippo mi dice di ricordare che è riuscita a trovare sola un fratello e una sorella, c'è il signore, con dei sacchetti. Hello.